Ben ritrovati, siamo nuovamente con Giuseppe Novello. Anche quest'oggi parliamo di viaggi, di mete lontane e quest'oggi invece ci dedichiamo alla Colombia, un viaggio diverso, sicuramente interessante, raccontato da Giuseppe e lasciamo direttamente la parola a lui per farcelo raccontare. Buongiorno Giuseppe. Ciao Davide, grazie come sempre per l'opportunità di raccontare un po' le mie storie di viaggio abbastanza rocambolesche. Allora, oggi vi vorrei portare in Colombia, un paese che io ho amato e continuo ad amare, un paese interessantissimo. Ho avuto la fortuna di girarlo zaino in spalla in lungo e largo, anche perché in quel periodo, parliamo più o meno tra il 2008 e il 2009. Vivevo sempre in Ecuador, lavoravo lì e quindi ero a 6 ore dal confine, quindi sono andato sia in autobus, ho visto tutto il sud. Ma la storia di oggi racconta, diciamo, di una Colombia inedita, perché, diciamo, quando vivevo io lì, ancora la Colombia rappresentava uno di quei paesi poco visitati, perché erano presenti ancora le FARC, le forze rivoluzionarie, tra l'altro, in quel periodo quando c'ero io. C'erano stati anche dei bombardamenti al confine con l'Ecuador da parte degli americani che avevano anche sconfinato. Insomma, la situazione geopolitica non era brillante, il paese non era sicurissimo, adesso lo è molto di più. E per questo motivo risultava, come sempre, a miei occhi, un paese interessante da visitare. Una Per cui, curiosità, come mai c'era stato questo bombardamento americano? sì, te Contro lo chi dico perché era? avevano beccato il secondo in capo, e ancora lo ricordo perfettamente perché tra l'altro abitavo vicino all'ospedale militare in Ecuador, e quindi ci furono feriti. Insomma, andarono a beccare, a scovare nella selva colombiana, nella giungla colombiana, al confine con l'Ecuador, il secondo in capo delle FARC, delle Forze Armate Rivoluzionarie, cioè un certo Raúl Reyes, che fu assassinato in quell'occasione. E ci fu una polemica, anche tensione politica, perché il bombardamento avvenne da parte degli Stati Uniti d'America, che hanno una base militare in Colombia. E insomma, il governo ecuatoriano si arrabbiò di brutto perché ovviamente nella giungla i confini sono fittizi e quindi avevano sconfinato, avevano anche bombardato in territorio ecuatoriano, e quindi ci fu una grossa polemica. Difatti, alcuni feriti furono portati direttamente in Ecuador e non in Colombia. Tra l'altro, quello poi ci potrebbe essere un altro racconto, perché io ero in quel periodo proprio al confine, in un parco nazionale ecuatoriano stupendo, magari lo raccontiamo la prossima volta, e quindi l'ho vissuta anche un po' in prima persona questo periodo. E quindi di conseguenza non era molto turistico il paese, tra l'altro confina anche col Venezuela, che era all'apice, diciamo, del suo periodo di massime problematiche, tuttora è messo nei guai, però in quel periodo era proprio quando tantissimi profughi cercavano di varcare il confine con la Colombia, perché la situazione in Venezuela si era fatta davvero pesante, e quindi questo non faceva altro che aumentare diciamo, l'instabilità del paese, e quindi a quei tempi era poco visitato. Adesso invece è parecchio visitato, secondo me ha ragione, perché è un paese bellissimo, uno dei più belli, secondo me, da visitare in America Latina. E quindi vi racconterò di questo piccolo on the road. Quindi una curiosità, cioè, rispetto a come era prima, che noi lo ricordiamo, cioè, sappiamo del problema che c'era con le FARC, sappiamo del problema che c'era con i cartelli della droga, se non sbaglio, anche in Sì. Colombia. E oggi che cosa è cambiato? Si è stabilizzato tutto, la guerra con le FARC è finita, che io La sappia. guerra con le FARC è finita, la guerra con le FARC è finita, anche se c'è una sacca, non di resistenza, comunque di persone che hanno continuato tranquillamente diciamo, a vivere nella giungla secondo le regole della FARC, perché FARC e narcotraffico sono parecchio legate per finanziarsi fondamentalmente. Poi c'era tutta la storia dei sequestrati, c'è tutta una storia in Colombia dei desaparecidos, cioè proprio delle persone sequestrate dalle FARC e costrette, diciamo, a lavorare magari in questi stabilimenti di raffinazione della coca,
persino la giungla. Di fatto, per questo la giungla colombiana non è stata visitabile per tantissimo tempo, cioè ci andava attorno ai confini e quant'altro, però insomma era abbastanza pericolosa. Ora quello che è cambiato è che la Colombia si sta scrollando di dosso questa nomea del narcotraffico, che di fatto ormai è concentrata sempre di più in Messico, i cartelli messicani. E tra l'altro è scavallata prepotentemente in Ecuador. Non so se avete sentito, gli ultimi fatti sono proprio collegati a queste bande armate, che comunque è una novità per l'Ecuador, anche se già ai tempi non era, diciamo, sicurissimo, adesso ancora meno. E quindi diciamo, la Colombia sta vivendo una nuova rinascita, soprattutto culturale e turistica, quindi valorizzando i siti stupendi che hanno, e anche hanno un bel movimento culturale, che ora vi spiegherò. Ho trovato degli spunti interessantissimi che non ho trovato in altri paesi latinoamericani, che vi racconterò direttamente con questo on the road. Beh, allora, Allora, cominciamo. partiamo, dai, Sì. partiamo. Niente, l'occasione per girare una parte di Colombia che mi interessava particolarmente, cioè la Colombia che si affaccia sul Mar dei Caraibi, fondamentalmente. Il sud l'avevo visto, quindi Bogotà, Pasto, perché ci arrivavo in autobus tranquillamente dall'Ecuador in un giorno. Quindi diciamo, volevamo vedere tutta la parte nord. Volevamo, perché al solito abbiamo fatto un gruppo di quattro italiani residenti in Ecuador, e decidiamo di cogliere l'occasione per un Natale, una festività lunga, quindi un paio di settimane, e prendere un aereo direttamente da Quito a Medellin, che è proprio la capitale del narcotraffico, o almeno questa era la nomea, perché in questo momento ormai posso dirvi, ho visto dei progetti interessanti. È una delle città, secondo me, che ha adottato delle soluzioni urbanistiche super interessanti. Quindi decidiamo di partire, zainetti spalla, e arriviamo direttamente a Medellin per bypassare tutta la parte che già avevamo in precedenti viaggi visitato. Medellin è stato uno shock, perché non ci aspettavamo questo postaccio pieno di loschi individui. Comunque un posto, appunto, capitale del narcotraffico. E invece ci troviamo davanti a una città, devo dire, super moderna. Super moderna e per certi aspetti decisamente interessante, perché la città, come tante del Latin America, ovviamente ha un'espansione urbanistica allucinante, per cui le infrastrutture arrivano spesso e volentieri dopo, non si fanno metropolitane perché è super costoso, quindi insomma si arrangiano con delle soluzioni a volte bizzarre. E in questo caso Medellin non faceva differenza, perché aveva un sistema di due linee di metropolitana, in questo caso sopraelevata, quindi che insomma una cosa quasi alla Blade Runner, perché c'era questa linea metropolitana pesantissima, fatta in mattoni, cemento, che percorreva questi viali principali, che comunque erano stretti, quindi c'erano questi cavalcavie, queste veramente inquietanti, che riducevano tantissimo lo spazio tra i palazzi, le strade. Quindi è stato uno shock. Tra l'altro, ogni fermata presieduta da non so quanti militari iperarmati, quindi sembrava veramente una situazione un po' alla Blade Runner. Il tutto condito con delle installazioni di Botero, perché appunto dal punto di vista culturale molti si dimenticano che Botero è nato lì e ha lasciato tantissime opere, non solo il museo, ma proprio anche piazze, alcuni insomma luoghi simbolici della città. Ci sono tantissime statue e sculture, ma anche quadri disseminati per tutta la città, il che la rendono particolare, perché c'è questa brutalità di questa linea metropolitana effettivamente allucinante, interessantissima da vedere, ripeto, e questa parte artistica inaspettata, il tutto condito comunque con la vita colombiana a quei tempi abbastanza dura, quindi tantissimi bambini con i sacchetti di colla, vedevi furti, comunque un po' ovunque devi stare attento, non era sicuramente un posto, diciamo, molto, molto facile da percorrere. Noi eravamo camuffati benissimo, come sempre, perché insomma vivevamo lì, avevamo Latino America, avevamo lo slang, la lingua era dalla nostra parte, sempre vestiti molto punk, straccioni, che era quello che eravamo veramente, per cui insomma fortunatamente non davamo nell'occhio, ormai avevo un bel po' di esperienza alle spalle. Ma la cosa più interessante fu quella per cui lo scopo di andare a Medellin era perché sapevamo di un progetto pilota
Per le favelas di Medellín, quindi queste favelas sono in tutte le città latinoamericane, lo sappiamo benissimo, e Medellín non faceva eccezione. Quindi Medellín è in una conca, per cui tutte le favelas si sviluppano, diciamo, lungo le pendici dei monti circostanti, ovviamente urbanizzazione completamente assurda. E quindi cosa hanno pensato bene di fare? Di realizzare un trasporto pubblico con la funivia. Quindi hanno creato una bellissima rete di funivie dove in alcune fermate ci sono delle strutture sociali, come delle biblioteche, progettate da famosi architetti, diciamo, street artist che hanno fatto murales interessantissimi anche sui tetti delle case, perché tu li vedi dall'alto con la funivia. E quindi un posto che in qualche maniera è diventato commerciale, una meta turistica, diciamo, dei quartieri che fino a pochissimo tempo fa erano completamente inaccessibili. E quindi ho avuto la fortuna di vedere, diciamo, l'inizio di questo sviluppo, di questa rinascita culturale di Medellín, il che mi ha fatto molto molto piacere. Ecco, come, diciamo, come una città, ma anche un paese, tenta di voltare pagine in maniera molto intelligente. Quindi devo dire che Medellín, da capitale del narcotraffico e città bypassata da tutti i turisti, sta iniziando a essere, diciamo, un catalizzatore di contenitore culturale, di architettura, di mostre e quant'altro. Veramente, veramente bello. Unica particolarità, ovviamente arrivando in aeroporto ci hanno messo il timbro d'ingresso in Medellin, che poi in seguito mi portò tantissimi problemi perché avevo tantissimi timbri latinoamericani per i miei viaggi. Entravo, uscivo da tanti paesi, e quindi questa cosa, poi a un certo punto, dopo la Colombia e soprattutto il timbro di Medellín, qualsiasi paese dove andavo mi bloccavano per controlli perché pensavo che fossi chissà quale narcotrafficante, che vedevano un sacco di timbri, tra cui questi qua di Medellín, molto particolari, turisti che in quei tempi non ci andavano, quindi mi creavano un sacco di problemi a me e ai miei amici, devo essere sincero. Ma detto questo, comunque, abbiamo proseguito il viaggio in autobus e siamo arrivati alla capitale del turismo, diciamo, internazionale della Colombia, l'unica città veramente turistica, cioè Cartagena de las Indias. Una città meravigliosa, devo essere sincero, uno dei centri storici, coloniali, più belli e meglio conservati. Ti senti un film di pirati a tutti gli effetti, perché il centro coloniale è delimitato dalle antiche mura, dai bastioni, e tutto il turismo si concentra lì. Quindi diciamo che al di fuori la città ha una bellissima spiaggia, però è abbastanza, ancora continua a essere pericolosa, però c'è questa specie di nido di serenità che è il centro storico, che vale la pena visitare. Noi ovviamente prendiamo un ostello di pochi soldi, e lì, diciamo, noi avevamo delle tracce, perché ai tempi non è che andava in giro con Lonely Planet, non esistevano gli smartphone, erano pochi diffusi, internet, dovevi recuperare qualche internet, quindi le informazioni le recuperavamo così, diciamo, dagli amici che magari avevano viaggiato, quattro fotocopie, ho raccattato una guida di seconda mano della Lonely Planet antichissima in inglese, insomma, sapevamo e non sapevamo, ecco. Quindi arriviamo a Cartagena, a parte la zona turistica, ci consigliano di andare in una piazza di una città la sera, perché era super animata, piena di artisti di strada, bla bla bla, niente, noi ci fiondiamo lì, con il nostro animo giovanile, quindi cercando di conoscere persone, bevendo birre per strada, insomma, alla fine, come sempre, ci ubriachiamo e conosciamo un tipo, un artista, una specie di attore di teatro di strada con cui condividiamo una serie di birre, scherziamo del più del meno, insomma, questo era un tipo, il classico attore, insomma, che ci cattura con le sue storie e quant'altro, e insomma inizia a dipanarsi una storia da Isola del Tesoro. A un certo punto ci fa: ah, ma voi le conoscete queste isole? Si chiamano Islas del Rosario. Noi diciamo: no, non abbiamo idea, ma dove sono queste isole? No, queste isole sono isole fighissime, sono proprio qui al largo di Cartagena, c'è qualche resort, ma in realtà non ci va nessuno perché i turisti poi vanno verso i parchi dell'interno, un posto troppo bello. E tra l'altro ci potete arrivare a 2 lire perché, insomma, lì c'è un delfinario, c'è un posto, una specie di, diciamo, di piscina naturale, dove facevano spettacoli di delfini, raccattavano quattro turisti, ci andavano in giornata e tornavano. Ma voi
non mi fa da bindolare, anche se non entra dal delfinario. Una volta nella barca rientra, voi rimanete lì e troverete sicuramente qualcuno che vive sulle isole e sarà disposto a portarvi da qualche parte. Ma noi abbiamo detto, questo boh, ma ci sembra un fuori di testa, però insomma, fumi dell'alcol, seratone, eccetera, eccetera. Torniamo a casa parlando di sta storia. Non avevamo una traccia definita. L'unica cosa che volevamo fare, senza dubbio, era arrivare nella punta più a nord di tutto il continente latinoamericano. Ecco, uno di quei posti iconici, tutti vanno in Patagonia a vedere la punta più a sud del continente latinoamericano, nessuno va nella punta più a nord, questa penisola della Guajira, in Colombia, al confine tra Colombia e Venezuela, un posto iconico secondo me, e quindi volevamo raggiungere questo obiettivo, però in realtà tutto quello che c'era in mezzo era, diciamo, casuale. Quindi tornando a casa, potevano essere 2 di notte, decidiamo così spontaneamente di fare questa avventura. Quindi decidiamo il giorno dopo di lasciare l'ostello e veramente vedere se questa cosa era una fregatura, se esistevano. Ma non chiediamo niente a nessuno. Il giorno dopo, distrutti perché non hanno dormito niente, col post sbronza. Ci mettiamo su questo traghetto turisticone, non ci guardavo in faccia, un po' detto, ma abbiamo fatto una cazzata oppure no? Non lo sappiamo. Comunque saliamo su sto barcone, il classico ferry, che in un paio d'ore ci trasporta in quest'isoletta, perché è una serie di isolette, un piccolo arcipelago, saranno state poche, ma alcune veramente minuscole. E soprattutto la prima cosa che ci sorprende è che veramente a pochissime ore di navigazione c'era il vero Caribe, cioè i Caraibi veri e propri, cioè quello che tu ti immagini, inizi a vedersi il fondale perfettamente trasparente, pesci colorati, al largo la barriera corallina, il tutto sembrava veramente incontaminato. Sì, c'erano turisti, ma non è che ti giravi, c'erano resort, yacht, non c'era un bel niente. Poi il benvenuto è stato stupendo, perché scendiamo da sto traghetto e ci accolgono i vari pescatori che stanno nelle isole, tutta gente di colore, ex schiavi che erano rimasti praticamente in queste isole poverissime, che ci accolgono con l'angostino, che sono le aragostine del Caribe, quindi più piccole di un'aragosta, avvelire, insomma, ceviche, c'è cioè questo pesce marinato con lime, insomma. Ci troviamo in paradiso, c'è cioè un'accoglienza stupenda, pesce fresco, due lire, ambiente caraibico. Insomma, che facciamo? Ci guardiamo in faccia, sai, con quello sguardo per dire: eccola l'isola del tesoro, ce l'abbiamo fatta. E niente, quindi noi ce ne freghiamo di sto delfinario e iniziamo a parlare con questi tipi qua, con questi tipi che ci hanno dato del pesce, che erano tipi di colore. Diciamo: sentite, ma c'è un posto dove dormire? Ma noi siamo spattrinati. Insomma, vorremmo rimanere su queste isole. E quelli dicono: ah, non c'è problema, sì, noi abbiamo un posto bellissimo, costa un tot, che sembrava pochissimo, tipo 5 euro a notte, il corrispettivo. Ma abbiamo detto: certo, andiamo. Fa: però non possiamo andare subito perché noi dobbiamo vendere il pesce. Appena finiamo con i turisti che rientrano, vi portiamo. Quindi rimaniamo lì come degli scemi a goderci questo paesaggio caraibico stupendo. Alla fin fine, insomma, si fa pomeriggio inoltrato e partiamo con questa barchetta di legno alla volta, chissà di che cosa. Nel frattempo costeggiamo queste isole, completamente alcune disabitate, alcune c'era qualche villona di qualche riccone, ma ha detto: ah no, qui c'è anche la villa, non so di che attore, hollywoodiano, ma alcune erano in decadenza e alcune erano neanche finite, insomma. Un posto, devo dire, veramente allucinante, perché c'era questo Caribe puro, queste isolette stupende, qualche isola in decadenza, e ci portano alla fin fine in una specie di residence con dei bungalow, cioè 5 bungalow, un ingresso, un patio, quindi una specie di piscina naturale caraibica, un posto stupendo, però notiamo che era anche lì abbastanza in decadenza. E il tipo ci dice: no, questo qui era di un imprenditore colombiano che si è trasferito negli Stati Uniti e è in abbandono. Noi abbiamo occupato, diciamo, un bungalow, l'abbiamo ristrutturato e accogliamo quei 4 turisti che vengono qui, perché chi arriva qui dall'altra parte dell'isola c'è un resort super blindato e basta. E quindi,
Arriviamo praticamente in questi resort fantasma, questi bungalow disabitati, e solo noi nell'unico bungalow con l'elettricità e il bagno. Bello, un bungalow semicircolare stupendo, noi ci guardiamo in faccia, ovviamente il paradiso, ci affacciamo fuori, palme, noci di cocco, che ne so, questa baia solo per noi, con questo mare meraviglioso, abbiamo detto, abbiamo fatto bingo. E niente, decidiamo di rimanere 3 giorni e di passare il Natale lì. Fantastico, fantastico perché troviamo un posto a dir poco puro, no? Quando io dico andare a vedere la realtà, nulla di turistico, praticamente erano discendenti di schiavi, poverissimi, facevano i pescatori, non si poteva coltivare perché l'isola madre era piccolissima e campavano così, 4 turisti andando a vendere il pesce. Noi contrattiamo, l'indomani ci svegliamo. E troviamo direttamente tutti i bambini fuori che ci aspettavano per venderci le empanadas, cioè delle tortine chiuse, oppure arepas che sono fatte di farina di mais, come dei paninetti di mais ripieni, e ci vogliono vendere a tutti i costi sta roba. Quindi noi avevamo cibo praticamente delivery, altro che queste nuove app, insomma, avevamo direttamente i bambini appena si svegliava, aprivi la porta e c'erano loro che ti vendevano queste cose a 2 lire. Noi avevamo contrattato il tour con questi qua, cioè, chiamiamolo tour. In pratica avevamo contrattato questi tipi di andare, noi volevamo fare snorkeling, andare sott'acqua a vedere diciamo, tutti i fondali marini incontaminati, e contestualmente i tipi pescavano per noi, per il pranzo di Natale. Quindi praticamente abbiamo vissuto questa esperienza allucinante perché noi facevamo le immersioni e questi tipi nuotavano senza maschera, senza pinne, senza niente, per di più con un ferro di questi qui del cemento, sai, i ferri che mettono nei pilastri, piegato a uncino, e con questo tiravano fuori questi famosi langostino, oppure li avevano limati a punta e acchiappavano tranquillamente pesci, o quelli che loro chiamavano le matrone, che erano queste conchiglie con dei molluschi meravigliosi. Insomma, immaginate voi con questo bottino, nel frattempo ti vedevi la barriera corallina, e nel frattempo poi sulla spiaggia avevano imbandito questo tavolo arricchito con patacones, che sono le banane verdi frische, schiacciate e fritte, insomma, questo pranzo meraviglioso. E poi passavamo i pomeriggi a vedere la lotta dei galli, a scommettere con questi tipi, andare in giro per il paese a bersi qualcosina. Quindi devo dire, un Caribe meraviglioso. Non l'ho mai più ritrovato in nessun posto, né a Cuba, né in Messico, né in altri posti dove sono stato, tutto un po' commercializzato. Questo era puro, povero, bello, meraviglioso, gente che suonava il charango, questa chitarrina tipica. Comunque, il giorno in cui abbiamo deciso di levare le tende è stato quando una mattina, perché devo dire che comunque eravamo un po' le star della situazione, cioè gli unici turisti lì non so da quanto tempo, quindi un po' eravamo la persona via, chiunque ci voleva proporre qualche cosa, quindi la cosa era diventata un po' pressante, cioè non è che potevi vedere la lotta ai galli, io non ero neanche a favore, a me queste robe dove animali muoiono, non è che mi piaccia tanto, però insomma era l'unica cosa da fare lì, era una cosa tipica. Però eravamo costretti a scommettere perché giustamente la gente era senza una lira, quindi volevano usare un po' i nostri soldi per divertirsi loro, questo era il contesto. E noi giustamente eravamo ben contenti di stringere legame con la gente locale, quindi un po', anche se sapevamo che un po' dovevamo spendere per forza, eravamo ben contenti. Comunque, taglio corto perché una mattina, siccome sentiamo sempre questi occhi sempre più pressanti, ormai non sapevano più cosa venderci, una mattina direttamente apro gli occhi e mi trovo accanto a me un bambino con queste famose arepas. Cioè, direttamente ormai i bambini, pur di venderci la roba, avevano aperto la porta perché non c'era serratura, non c'era niente, e ci aspettavano dentro il nostro bungalow mentre dormivamo, perché al primo risveglio questi ci devono mettere in bocca qualche cosa, ci devono insomma vendere qualche cosa, quindi la privacy ormai era zero, stavamo tutto il tempo con questi bambinetti, ci ronzavano intorno, la gente ci voleva chiedere a qualunque, quindi insomma decidiamo di levare le tende. Insomma, rientriamo dopo questa esperienza bellissima e devo dire pura, quindi se qualcuno voglia visitare la Colombia non perdete queste isole che sono a un passo
proprio da Cartagena, e soprattutto non andate nei resort, perché questa date soldi alla gente locale ed è bellissimo. Dopodiché abbiamo proseguito in autobus e abbiamo bypassato completamente le due città più importanti dopo Cartagena, cioè Barranquilla e Santa Marta, perché comunque insomma molto urbanizzate, e ci dirigiamo con mezzi scassati, taxi improponibili. Arriviamo in un posto, forse in uno dei posti più belli di costa dell'intera America Latina, che io abbia, a meno che io abbia mai visto, escludendo chiaramente il Brasile, che ha una costa lunghissima, è anche lì meravigliosa. E sto parlando del Parque de Tayrona, cioè uno dei pochissimi parchi naturali a ridosso proprio costiero sul Mar dei Caraibi, un posto eccezionale, perché tra l'altro era una riserva anche indigena dove si facevano dei rituali, quindi una spiaggia sacra. E lì decidiamo di trascorrere qualche giorno in pura libertà, un parco poco visitato, ripeto, perché è molto lontano già da Cartagena, per cui chi prende dei pacchetti tour difficilmente ha il tempo di arrivare fin là. Quindi un posto che stremava tantissimi turisti, eravamo veramente quattro gatti, in una spiaggia lunghissima, chilometri da urlo, esattamente l'immaginario della classica spiaggia caraibica, no? Con queste enormi rocce levigate, palme, bananeti e soprattutto nessuna traccia di civiltà. Cioè, all'interno di questa riserva non esiste un paese, sono tutti all'esterno, e non esiste, diciamo, ristoranti, cose di questo tipo. A quei tempi, ora chissà magari cose sono cambiate, c'era qualche chioschetto che ti vendeva qualcosa cucinato sul momento, un po' di riso, questi famosi patacones, e poco più, raramente trovavi, che ne so, il pollo, queste robe qua. Molta frutta, chiaramente. Non c'erano letti, si dormiva all'aperto su delle macchie, e insomma era natura pura. Quindi ci fermiamo lì qualche giorno a visitare lungo e largo questa spiaggia infinita, ma c'era anche l'entroterra che era infinita, perché questa riserva era grandissima. Finché, diciamo, in una di quelle notti non succede qualcosa di strano, cioè in pratica noi sentiamo sempre di notte rumori di animali di tutti i tipi, ok? Perché giustamente non sono una riserva naturale, poi dormivi sotto una tettoia con una maca, per cui qualsiasi animale poteva avvicinarsi. Vabbè, finché erano zanzare, diciamo tarantole non ce n'erano, perché era troppo vicino al mare, insomma, finché erano insetti, qualche scorpione, comunque te lo ritrovavi dentro le scarpe prima di metterle, devi sempre controllare. Diciamo, eravamo abbastanza tranquilli, finché una notte io mi addormento con lo zaino semiaperto e un casco di banane, diciamo, che uscivano fuori perché era la mia colazione mattutina, e quindi ovviamente lo zaino era appeso, non potevo lasciare niente a terra perché, insomma, qualche animale poteva avvicinarsi. Mi sveglio la mattina molto presto, guardo il mio casco di banane per fare colazione ed erano completamente tranciati di netto, tipo a morsi. Quindi dentro di me si è innescato il panico, perché ho detto: chi è che ha morsi? Quale animale ha morsi? Si è mangiato le mie banane a un palmo dalla mia faccia, e io tra l'altro non me ne sono accorto. La stessa cosa era successa al mio compagno accanto, perché ovviamente le banane facevano da padrone, comode da portare, economiche, c'erano lì, insomma. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma va bene, sai che c'è? Proseguiamo il viaggio, perché la vedo, che ne so, cioè, potevano essere scimmie, ma le scimmie le avremmo sentite, perché lì ci sono scimmie ragno che fanno un rumore, un casino bestiale. Non le abbiamo sentite nessuno, quindi eravamo super, diciamo, impauriti da questi animali che si aggiravano di notte. Poi non abbiamo chiesto neanche locali, perché niente, abbiamo deciso la mattina stessa di fare gli zainetti e andare via. Comunque l'avevamo visto il posto, quindi fate attenzione col cibo per il futuro, perché comunque sta cosa ci è rimasto sto dubbio: qual è stato l'animale? Ma comunque lasciamo questo parco, che tra l'altro è in mezzo al nulla, assolutamente, perché da lì in poi inizia una delle parti, ripeto, meno visitate dell'intera America Latina, ma secondo me altrettanto iconica. Lì ci finì anche Che Guevara, alla Guajira, dove si rese conto delle condizioni, dello sfruttamento diciamo, degli oppressi che lavoravano in totale povertà, perché insomma in questa zona è una zona che inizia a essere desertica.
Quindi non è più il Caribe che uno, diciamo, nell'immaginario collettivo, con le foreste, con queste spiagge stupende, ma inizia a essere un, diciamo, un Caribe desolato, desertico, con cactus, poca vegetazione, una zona indigena e soprattutto anche lì zona di FARC, in quanto al confine col Venezuela, con i traffici più, diciamo, più illeciti. Quindi, lungo la strada, per esempio, no, ho trovato una ferrovia, ho anche le foto di semplicemente un convoglio ferroviario fatto saltare dalle FARC in una rappresaglia, ancora buttato lì, lamiere, insomma, zona poverissima, strade di fango, e si estrae il sale. Tu vedi questi grandi macchinari con queste montagne di sale, quindi anche una zona industriale, diciamo, pesantemente devastata da queste cave di sale. Però sapevamo che oltrepassata questa zona c'era questa penisola della Guajira che doveva essere super interessante. Insomma, arriviamo nell'ultimo paese a disposizione sulla costa, questo paese, diciamo, industriale fatto di catapecchie, povero al punto che quando abbiamo mangiato una di queste zuppe non avevano neanche i cucchiai di ferro, ma avevano solamente, diciamo, il cocco. La parte esterna del cocco secco, diciamo che fungeva tagliata a mo' di cucchiaio, o le mani, cioè eravamo a questo, diciamo, a questo livello. Solamente, diciamo, la comunità indigena, lo capivi, criollos li chiamano, neanche mescolati, diciamo, con la popolazione locale. In questa assoluta desolazione affascinante, cerchiamo un mezzo per arrivare ancora più avanti, cioè di andare in un posto, in questa riserva naturale che c'è proprio nella parte più estrema della penisola, dove sapevamo che c'era qualche piccola guest house, insomma qualche cosa che accogliesse in qualche maniera i turisti. E niente, il giorno dopo partiva. Allora, non c'erano più strade, ecco, la particolarità che in pratica da lì in poi i collegamenti stradali erano interrotti. Si proseguiva a lungo spiaggia e soprattutto quando c'era bassa marea, perché l'alta marea copriva gran parte della spiaggia. Quindi non hanno più furgonette e quant'altro, hanno delle specie di jeep aperte, cassonetti dove caricano di tutto di più. Quindi tu sei stretto tra pacchi di ogni tipo, gente che deve caricare addirittura pecore, compresso perché sono piccolissimi, perché devono camminare sulla sabbia, tra l'altro bagnata. E insomma, facciamo sto gruppo, come sempre gli unici turisti, anzi no, c'erano anche due francesi, due ragazzi francesi. Gli unici che ho beccato in tutto sto viaggio nella parte più estrema. Francesi beccati ovunque, grandi viaggiatori anche loro. Insomma, partiamo con questo mezzo di fortuna, scassatissimo, e arriviamo dopo qualche oretta di lungo spiaggia, senza niente, niente, senza vegetazione, senza case. Arriviamo, diciamo, in questo paesino desolato, fatto una vera, proprio baracca, possiamo dire, pochissime case. Di questi indigeni, arriviamo lì e insomma, in qualche maniera ci fanno capire che avevano delle cabañas, cioè delle capanne direttamente sul mare, su questa costa. Ok, accettiamo. Arriviamo su queste, diciamo, la cabañas assegnata, le altre erano tutte vuote, erano solamente quattro. Entriamo dentro, osserviamo, ovviamente la storia era sempre la stessa. Cioè, letti non esistevano, c'erano delle hamache appese fuori perché si dormiva fuori, c'era troppo caldo. Dentro era una stanza spoglia con un tavolo dove poggiare le cose, neanche una sedia, e il bagno, cioè esattamente un WC in una parte appartata, piazzata. E noi ci guardavamo intorno, ovviamente, cioè, non è che ti aspetti, non c'era elettricità, chiaramente. Non è che ti aspetti chissà che, però a un certo punto ci guardiamo intorno e abbiamo detto, ma scusa, cioè, voglio dire, il lavandino, come fai a scaricare il bagno? Allora, richiamiamo il tipo e diciamo, scusa, amico, ma ok, va benissimo, ma non c'è acqua, cioè non c'è un rubinetto, non c'è niente, dove la prendiamo l'acqua? Quello ci guarda stupito e dice, acqua? Tranquillo, prende un recipiente di plastica, va a mare, lo riempie, ce lo porta, puff, dice, qui è l'acqua, questo c'è. Ah, benissimo, ok. Ovviamente l'acqua in bottiglia per bere, diciamo, la compravi
al paesino e ce l'avevano imbottigliata, costava un botto perché l'avevano portato tutti questi mezzi, chissà, dalla città più vicina. E quindi niente, ci ritroviamo in questo ambiente assurdo, cioè questi Caraibi veramente inesplorati, un paesaggio fuori dal mondo, in parte desertico e vulcanico allo stesso tempo, quindi c'era tutta questa roccia nera, parco nazionale. Intervallato delle spiagge su questi costroni di roccia completamente desolati, unici, cioè dove tu eri l'unico presente in quella spiaggia, sempre caraibica, e c'eri solo tu, mare incontaminato, comunque caraibico, quindi tranquillo, col fondale trasparente, questo contesto meraviglioso, meraviglioso e soprattutto unico. Perché la natura era veramente particolare. Niente, lì passiamo fondamentalmente il Capodanno e l'unico cibo erano ste famose aragostine. Quindi iniziamo a avere l'overdose di aragostine, perché ci svegliamo la mattina a colazione, c'erano banane e ste aragostine, che per noi all'inizio era una cosa inaudita, perché noi figure le aragoste in Europa, quando te le mangi mai, costano un botto, ma anche lì in America Latina, cioè sul Pacifico, non è che c'erano, era una cosa tipica di quel luogo lì. Quindi, insomma, noi abbiamo fatto questa scorpacciata di aragostine, ci lavavamo con l'acqua salata, veniamo completamente bruciati dal sole, passeggiate su queste spiagge aspettando i pescatori che tornassero perché era l'unica cosa esaltante da fare, e basta, buttati lì dalla mattina alla sera in questa natura veramente incredibile. Dopodiché, passato questo momento meraviglioso, forse topico di tutta la vacanza, perché eravamo coscienti di essere stati in un posto dove nessuno va fondamentalmente. Ho conosciuto pochissime persone che sono andate da quelle parti, non fa molta notizia. Dopodiché, giustamente, il viaggio volgeva al termine, ma c'è il colpo di scena finale, perché ovviamente non ci siamo fatti mancare nulla. E tornando, l'ultima tappa, volevamo vedere una di queste città comunque conosciute, quindi decidiamo di fermarci a Santa Marta, perché è la cittadina più piccola, però sempre affacciata sui Caraibi, molto festaiola, e quindi decidiamo di fare gli ultimi 2 giorni di festa. Prendiamo un ostello, ce ne andiamo in giro. La notte prima di rientrare, avevamo fatto l'ultima cena, indovina a base di cosa? Abbiamo detto, vabbè, salutiamo la Colombia con una bella scorpacciata di langostino, cioè di queste aragostine. Niente, torniamo in hotel, poteva essere mezzanotte, e niente, eravamo un classico ostello con letti a castello, e uno di questi miei amici va in bagno e si chiude in bagno 20 minuti. Dopodiché, insomma, esce dal bagno e mi dice, ragazzi, ci guarda in faccia e ci dice, ragazzi, ma voi notate qualcosa di strano? Noi lo guardiamo in faccia, è una faccia grande come una pizza, cioè praticamente gli si era gonfiata la faccia ed era irriconoscibile. Ma la tua faccia è gonfia, ma... E quindi iniziamo a entrare nel panico, entriamo nel panico perché insomma vedevamo che era qualcosa di strano, penso che avesse qualche allergia, ma questa è allergia, ragazzi. Qua ci vuole cortisone, ci vuole qualche cosa, dobbiamo uscire, andiamo subito, pronto soccorso, non è che esiste il pronto soccorso, cioè se vivi lì hanno il sistema americano, cioè ci sono diversi ospedali collegati a un'assicurazione. Noi lavorando in Ecuador avevamo un'assicurazione che si chiama Cruz Blanca, Croce Bianca, quindi abbiamo detto, ah, ma c'è anche in Colombia, sì, quindi possiamo andare all'assicurazione medica. Quindi prendiamo un taxi al volo, ci facciamo lasciare a questo ospedale della Cruz Blanca, entriamo dentro con lui, signori miei, una faccia sempre più gonfia, iniziava ad affannare, diciamo, il respiro, essere affannato, e lì diciamo, ci hanno sbattuto in faccia la realtà della sanità privata, quindi teniamoci stretti la nostra sanità pubblica, perché noi arriviamo coste d'essere, sventolando d'essere, in preda al panico perché il nostro amico stava sempre peggio, e quindi gli abbiamo detto, dai, qua c'è il nostro amico che sta male, noi siamo affiliati alla Cruz Blanca, ricoveratelo, ci sono i nostri documenti, quello alla reception di notte, perché ormai si era fatta l'una di notte, impassibile, ci guarda. Ma no, ma questa è ecuadoriana, qui non siete affiliati. Ma non entra, è sempre Cruz Blanca, sì, ma vedete, vedi, inizia a
a girarci il monitor con tutti i termini contrattuali, no? Perché il termine contrattuale per l'estero è che questa copertura medica non c'è, è solo per ritirare farmaci o per... Insomma, noi rimaniamo sconvolti con il nostro amico seduto alla reception, che era agonizzante. Ma è la favola. Niente, ci volevano i soldi, ci volevano pure un bel po' di soldi per poterlo ricoverare. E noi abbiamo detto, vabbè, andiamo. Quindi lasciamo il nostro amico, perché noi abbiamo detto, vabbè, ricoveratelo, che noi nel frattempo andiamo a prelevare. Ecco, neanche questo va bene, perché prima i money, anzi il dinero, per dirlo alla latinoamericana, e poi lo ricoveriamo. Quindi praticamente gli potevamo morire davanti, chiunque, se non ha i soldi. Quindi questa cosa ci ha scioccato e giustamente, presi dal panico, abbiamo fatto la mossa più pischella che potevamo fare, ma non avevamo alternativa. Cioè siamo usciti come due fuori di testa, ormai siamo fatti 1:30 di notte, in giro per una città colombiana, e tra l'altro questo ospedale non era neanche in centro, cercando un bancomat per prelevare soldi. Quindi tu puoi capire che eravamo praticamente carne da macello, già annunciata. Quindi, siccome dalle mie esperienze di viaggio ne ho viste cotte di crudo, ho visto, io stesso sono stato più e più volte rapinato, vedi, fa fare l'esperienza che abbiamo fatto. Siamo andati verso il bancomat, ma contemporaneamente io ho chiamato un taxi privato, così da poter, una volta prelevati i soldi, anche se la distanza erano 3 isolati, e poter ritornare direttamente in taxi. E così abbiamo fatto, perché comunque avevamo l'urgenza. Cioè, il mio amico ha prelevato l'equivalente di almeno 300 dollari, che sono soldi in Colombia. Io nel frattempo ho chiamato il taxi privato, che è venuto a prenderci, che i taxi comunque hanno tutti dei codici, perché non ti vengono a prendere di notte dove sei per la delinquenza, quindi ti inviano prima la targa, poi c'è un codice, SMS, un casino. E così siamo rientrati in tempo per poterlo ricoverare. Niente, alla fine era la verità, perché poi grazie a Dio l'hanno ricoverato, nulla di grave, cioè nulla di grave, perché ovviamente può andare in shock anafilattico perché ha avuto un'allergia da crostacei. Lui non aveva idea che era un'allergia ai crostacei, certo avevamo fatto un'overdose fondamentalmente di aragoste che nessuno fa nella propria vita, per cui non aveva idea che fosse allergico a questo, diciamo, prodotto ittico. Comunque, alla fin fine è andata bene, perché gli hanno fatto tutte le, insomma, l'hanno curato. Siamo stati la notte lì, ma a quel punto, visto che avevamo pagato e dovevamo stare lì, abbiamo detto: a questo punto, ragazzi, fateci stare istanze, ci sono i letti, ma noi ci curiamo qua tutti. Avevano pure internet, quindi poi è finita proprio la barzelletta, perché insomma ci hanno lasciato praticamente una specie di sala da riolo solo per noi, quindi erano diventati pizzi dottori col camice, scherzare, insomma, per dirti, no, serietà alla fin fine è poi zero. E questa è stata la ciliegina sulla torta di questo, diciamo, di questo viaggio alla scoperta di una Colombia diversa, completamente, secondo me, poco battuta, a parte le due città iconiche, più o meno come Medellín e Cartagena. E poi ciliegina sulla torta, tornando in aeroporto, noi ci aspettavamo, essendo la capitale del narcotraffico, chissà quale misure di controllo così incredibili. Invece, per nostra sorpresa, troviamo una polizia, devo dire, discreta ma super efficiente. Cioè, quello che facevano non è controllare a tappeto tutti, avevano i loro, sapevano chi controllare. E la cosa che ancora immagino, cioè, mi ha stupito tantissimo, ho detto: chissà quali cani antidroga usano, mastini. Invece spunta un poliziotto tipo una serie tipo semi barboncini, cioè dei cani piccolissimi, sai, di questi compagnia, che erano addestrati per cercare, credo, la cocaina. Ma io mi aspettavo chissà quali mastini, cani feroci, roba che ti incuteva paura. Invece erano tipo dei barboncini bianchini, bellini, tutti carini, andavano a scovare, perché tu mentre passavi comunque li vedevi, gente che prendevano, ne prendevano, cioè tu immagina con un semplice attesa almeno due se li sono portati. E niente, tornando da questo viaggio, insomma, io vi devo dire che mi sono innamorato della Colombia. Secondo me è un paese che vale tanto. Ho visto anche la giungla, che magari ve la racconterò un'altra volta, appunto, con l'Ecuador, interessante anche quello, un posto unico. E secondo me è una delle mete attualmente in America Latina ancora pure, cioè con un turismo in ascesa, ma dove ancora trovi quell'America Latina che ti sorprende, non stereotipata.
Ci sono situazioni, diciamo, di pericolo che hai avuto o che magari hai sventato perché, per la tua esperienza, al di là di questo del prelievo del bancomat, dei soldi al bancomat, non c'erano situazioni. No, no, allora le grandi città sì, per esempio Medellin non è una città serena, cioè anche con tutti questi progetti, le favelas, comunque le strade devi fare molta attenzione. Abbiamo visto di roba e noi stessi avevamo sempre, diciamo, gli occhi dappertutto perché devi stare molto attento. Il problema sono le grandi città, anzi, ti devo dire che, per esempio sulle isole o piuttosto in questa penisola, La Guajira, no, assoluta sicurezza perché appunto ci sono le comunità indigene che sono molto accoglienti, non hanno questa concezione, anzi, ti devo dire in questo senso sono ancora molto pure, ecco, per questo dico è un'America Latina inedita, è molto sicuro in questo senso. La parte più problematica è, per esempio, fuori Cartagena, ecco, insomma, le città più grosse, anche se sono molto turistiche, basta attenersi, diciamo, ai circuiti più rodati, questi problemi si eliminano, secondo me. Ecco, la vedo più complicata, per esempio, Bogotà. Ah, ecco. Sì, Bogotà è famosa come, diciamo, come posto più o meno pericoloso Sì, sotto un ma aspetto. tutte, ma io ti posso assicurare anche città insospettabili, per esempio Rio de Janeiro per me è stata una città complicata da vivere, Lo è, sì. per dire, ma anche città come Buenos Aires hanno la sua parte di Villas che sono molto, molto pericolose, per esempio, no, sto parlando di città no, canonicamente abbastanza turistiche, comunque più sicure, ritenute più sicure perché appunto hanno questo flusso turistico costante, eppure sono città pericolose. Io annoverei anche tra queste Lima, per esempio, che è la porta per il Sì. Perù. Molti vanno semplicemente in un quartiere, si chiama Miraflores, dove sono tutti gli hotel, ma se vai nel centro storico, diciamo, è molto, molto complicata la città. Io l'ho girato in lungo e largo più di una volta, almeno 4 volte ci sono stato a Lima, e quindi ho avuto la possibilità di esplorare ovunque i suoi quartieri, ti posso dire, non è per niente una città serena, come non lo era Quito dove vivevo. Cioè, la regola è quella che comunque dopo un certo orario ti conviene muoverti in taxi e Certo. guardarti sempre le spalle, anche nei quartieri più turistici. Quindi diciamo, questa cosa c'è, però non è limitante, ripeto. Cioè, secondo me in qualche maniera lo puoi fare serenamente. Io l'ho fatto da solo. Infatti poi altri racconti, sarà proprio il mio viaggio in solitaria per più di 6 mesi, quello sì che è stata un'esperienza formativa incredibile. Quindi voglio dire, se l'ho fatto io lo può fare Sì, chiunque, basta usare il buon senso ecco. e Sì. capire come muoversi, certamente. Bene, Quindi non è che è Giuseppe. impossibile, cioè non è che se esci Sì. dall'hotel di No, Spalla no, no, devi chiaro, morire chiaro, all'improvviso. chiaro. Diciamo che un po' te le devi andare a cercare se ci sono certe situazioni, perché magari abbassi la guardia o stai meno attento, certo, indubbiamente. Sì, esattamente. Problemi sicuri, ma possiamo fare anche una puntata su questo, su come muoversi in Perché Latino no? America, diciamo, nella massima sicurezza, ecco, il più possibile, questo sì. Perché no? Giuseppe, ti ringrazio anche di questo racconto così interessante. E che dire, ci sentiremo alla prossima occasione. Oh, al prossimo racconto allora, Davide, un abbraccio grande. A presto.